Grazie Presidente. Sì, di questi giorni la notizia di 21 licenziamenti da parte della Bambini SRL di Ravenna, un'azienda che opera nel settore dei trasporti marittimi e che fa servizi di appoggio offshore. E questi licenziamenti, da quanto abbiamo appreso dal sito del Fatto Quotidiano, avrebbero, durante un'intervista, avrebbero un valore preventivo, stante, dice il titolare della ditta, il clima di incertezza. La ditta Bambini ha aperto in data 14 dicembre una procedura di mobilità per un esubero di 32 persone appartenenti al personale navigante. È stato fatto un accordo regolare con le organizzazioni sindacali che contiene i criteri per la risoluzione delle 32 unità in esubero, prevedendo anche un incentivo all'esodo da parte dell'azienda, questo chiaramente per un calo delle attività che l'azienda ha diciamo in essere. L'azienda ha provveduto a comunicare anche noi della regione i 20 nominativi dei lavoratori per essere iscritti alle liste di mobilità, pertanto queste sono le ragioni. Assessore, perché nel poco tempo a disposizione effettivamente comunque mi ha dato molte informazioni, una in particolare quella della Bambini, che purtroppo anche in questo caso ci viene venduta come ricatto occupazionale, perché si tratta di licenziamenti già in campo da dicembre e invece poi vengono legati al referendum che si terrà domenica prossima, e quindi per noi quelle comunicazioni sono strumentali e non si scherza sulla pelle dei lavoratori, perché sappiamo benissimo che se il referendum passerà domenica, di quelle piattaforme immediatamente non ne chiude nessuna, ma vanno a scadenza naturale, sappiamo che buona parte scadono al 2027. Quindi non capiamo tutto questo focus che viene dato strumentalmente sulla questione lavoro legato a questo referendum. Fra l'altro la ROCA, l'associazione delle imprese del settore oil and gas, parlava l'anno scorso almeno di 5.000 occupati nel Ravennate e ci diceva che i loro ambiti sono soprattutto quelli del Mediterraneo, quindi la Libia è sempre stata una nazione importante e lì abbiamo grosse perdite, e anche in Egitto ci sono problemi perché le opportunità sono diminuite moltissime, e chiedendo quali erano i nuovi mercati di sviluppo non erano certo l'Adriatico ma si pensava Mediterraneo, Medio Oriente difficili, ma Mozambico e Penisola Arabica e West Africa. Quindi la comunità professionale dell'offshore è vocata a una dimensione globale e internazionale, e quindi legare tutto alle piattaforme dell'Adriatico a noi sembra veramente strumentale. L'Adriatico ha bisogno di ricerca, ne ha bisogno il settore del gas and oil e della chimica, ma non quella nel sottosuolo e nel mare, perché hanno un ridottissimo contributo al nostro fabbisogno. La ricerca che serve è quella universitaria, quella collegata alla formazione, quella legata alle fonti rinnovabili. E per questo è importante un disegno industriale, quindi apprezzo anche comunque le sue parole, assessore, che dice dobbiamo pensare alla riconversione, ma secondo me la riconversione bisogna pensarci in fretta, e quindi ribadisco, legare quei licenziamenti, come sta facendo qualcuno, su difficoltà che sono avviate già su crisi dal 2014 per noi è surreale, anche perché nessuno deve aspettarsi che dalle trivellazioni intensive possano davvero venire migliaia di posti di lavoro e grandi introiti per le casse del governo. L'attività petrolifera è ad alta intensità di capitale e a bassa intensità di lavoro. Questo non lo dice Bertani, lo dice tal Leonardo Maugeri, già direttore strategia e sviluppo di Eni. Dove stanno i veri posti di lavoro? Stanno nello sviluppo delle energie rinnovabili e nell'economia green. Ma quanti posti di lavoro abbiamo perso in eolico e fotovoltaico con i tagli retroattivi agli incentivi? Non ho sentito nessuno del PD stracciarsi le vesti per questi posti di lavoro stracciati. Eppure è notizia di questi giorni che gli Stati Uniti, nazione che basa basava la propria economia sul petrolio, i posti di lavoro creati dal solare hanno superato i posti di lavoro creati dall'oil and gas al settore delle energie rinnovabili, per abbandonare quest'idea sulla quale il PD di questa regione, il PD di questo paese si è fossilizzato, che noi dobbiamo ancora andare per lungo tempo sulle energie fossili. Noi diciamo che da domenica bisogna svoltare ed è irresponsabile invitare i cittadini a starsi a casa, perché
qualcuno anche in quest'Aula sta invitando i cittadini ad astenersi. Astenersi a un referendum, incitare l'astensione al referendum è irresponsabile, che oltre che contro la legge.